La SNAM. Facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Eravamo nel 1992. Consiglieri comunali di allora riuniti erano Mirabile Giacomo, Genova Santoro, Zaccaria Gasperino, Ingargiola Vincenzo, Bertolino Antonio, Ballatore Vito, Caradonna Vito, Sciacca Salvatore, Bruno Vito, Quinci Giovan Battista, Misuraca Angelo, Vella Nicolò, Messina Giovanni, Buongiorno Pietro, Foraci Pietro, Calafato Vincenzo, Arena Antonino, Ingargiola Pietro, De Santi Alberto, Mannone Filippo, Pecunia Matteo, Burzotta Giuseppe, Crocchiolo Leonardo, era assente così come Buongiorno Pietro, Giaramidaro Giovanni, Bocina Gaspare, Tumbarello Rosario, Di Giovanni Pietro, Mezzapelle Bartolomeo, Barracco Vito, Colicchia Giuseppe, Parninello Giacomo, Giacalone Nicolò, Asaro Andrea, Ingargiola Francesca, Iemola Calcedonio, Sinagori Vito, Messina Salvatore, assente, Cristaldi Nicolò, assente ma poi entra in aula e fa la dichiarazione. Con Zelagrutto, ma cosa stai dicendo? Vito, Norrito Aurelio. Formazione di calcio. No, no. Di questa situazione. Ah, la delibera. Sì, sì, Presidente, non mi interrompa, mi faccia esprimere tranquillamente. Questo fu l'atto del Consiglio Comunale avente oggetto progetto SNAM opere di potenziamento, importazione gas dall'Algeria, tratto compreso tra la Battigia e l'area Troppole, parere ai sensi dell'articolo 7, eccetera, eccetera. Voglio leggere l'intervento che fece Cos'è la Grutta, gli rimangono due minuti, quindi vada alla conclusione. Presidente, allora Cristaldi dichiarò, annunciò il suo voto contrario, leggo testualmente, Cristaldi annuncia il voto contrario del gruppo del Movimento Sociale al punto in trattazione per le seguenti motivazioni. Perché, pur non ponendosi il problema della sicurezza, anche ritenendo valide le preoccupazioni dell'ingegnere Pecuna, ritiene che la SNAM, malgrado la sua grande potenzialità economica e progettuale, nulla ha fatto per essere presente a Mazara e per inserirsi nel circuito economico cittadino. Questo lo dichiara lui. Perché occorre chiedere alla SNAM con grande dignità e senza alcuna azione di baratto la predisposizione di un programma di sviluppo economico della città di Mazara del Vallo, stante che i risultati del primo insediamento possano definirsi deludenti. Perché con il concerto dei tecnici del Comune vada portata avanti un'azione costante e diretta ad ottenere la metanizzazione del centro storico cittadino, a sperimentare un piano di metanizzazione e illuminazione del centro storico, a richiedere condizioni più vantaggiose per la città in relazione al costo del gas, peraltro maggiore rispetto a quello degli altri centri. Perché non è apparso abbastanza limpido il comportamento della SNAM nell'operazione del recupero del Demetrio, in quanto il diniego alla fine è stato motivato dal costo dell'operazione, determinata in lire 1,5 miliardi, costo questo che sarà assunto dalla Regione Siciliana. Perché al momento opportuno, dichiara Cristaldi nel 92, al momento opportuno andrà riveduto e discusso attentamente il contenuto della convenzione con la Siciliana Gas, l'altra questione, in quanto il comportamento di tale società non può ritenersi confacente agli interessi della città. Io mi sento di condividere in toto quello che Nicola Cristaldi nel 92 dichiarò in quel consiglio comunale. Detto questo, Presidente, dico anche un'altra cosa, la conclusione. Bene, guardi, la competenza per il demanio marittimo in riunione viene chiamato anche il comune, ce l'hanno tutti gli enti che hanno qualche cosa da dire su quella zona per quanto riguarda questo insediamento della SNAM, quelle tubazioni. Ebbene, siccome la competenza non è solamente comunale, intanto condivido la mozione perché effettivamente anche io voglio impegnare il sindaco Nicola Cristaldi, d'accordo con gli enti interessati, di commissionare relativi studi e consulenze al fine di verificare il nesso tra i fenomeni citati all'articolo 6 e 7, ovvero se effettivamente la città ha avuto danno, il demanio ha avuto danno. Ma c'è di più, Presidente. Ancora, vede, il Parlamento regionale, l'AS non si è insediata, forse se non sbaglio si insediava oggi, non ricordo, comunque. La competenza ce l'ha anche la Regione su questa cosa. Io, caro consigliere Randazzo, chiedo intanto a tutti i consiglieri comunali che hanno possibilità di farlo, e ce l'abbiamo tutti, di intervenire presso la Regione affinché anche la Regione si attivi per il rispetto e la tutela del territorio, anche la Regione, così come impegniamo il Sindaco e il Comune, si attivi per far rispettare gli articoli 6 e 7 di quella convenzione.
Ecco perché mi impegno, Presidente, a, ma veramente già l'ho fatto, stiamo studiando da tempo, a portare questa discussione anche al tavolo regionale, al Presidente Musumeci, alla Commissione che si occupa di ambiente, a tutti coloro i quali, a Energia anche in Regione, a tutti coloro i quali hanno interesse a tutelare il territorio. Questo è l'impegno del Movimento 5 Stelle su questa cosa, oltre al voto singolo su questa situazione. Grazie, consigliere Grutta. Presidente, lei vuole tarparmi un attimo? No, consigliere, gli ho fatto parlare oggi. Va bene, comunque l'intenzione è stata ben dichiarata, quindi la partita non finisce qui, proseguirà in regione appena Tancredi avrà la possibilità effettivamente di insediarsi e lì cominceremo la battaglia per la città anche da lì. Grazie consigliere Presidente. La Grutta.